10 anni di passione per il cambiamento, intervenendo sulle grandi fragilità della Regione Puglia, la fragilità ambientale, provando a recuperare territorio, ecosistemi secondo le regole della protezione del nostro patrimonio ambientale e anche così uscendo fuori dalla procedura di infrazione europea, provando a far partire, a finanziare sistematicamente l'agricoltura biologica contro l'abuso della chimica in agricoltura, intervenendo con leggi d'avanguardia contro l'inquinamento industriale e poi la fragilità sociale. Abbiamo dovuto reinventare un modello di servizi sociali, soprattutto di sostegno alle persone più deboli, alle persone che oggi devono lottare contro la povertà, devono vivere con grande difficoltà l'esercizio di diritti fondamentali, penso alle persone con disabilità. E poi abbiamo lottato contro la fragilità economica, provando a far vincere la Puglia che innova, la Puglia che non ha paura della globalizzazione, e abbiamo aiutato nuove imprese a insediarsi, abbiamo finanziato le start-up giovanili, abbiamo aiutato la meccanica a strutturarsi come meccatronica, abbiamo fatto nascere l'aerospazio. Insomma, e poi lo sguardo sempre sugli occhi dei giovani. La Puglia è la regione dei bollenti spiriti, dei principi attivi, delle politiche pubbliche per il mondo giovanile che oggi vengono considerate buone pratiche in tutta Europa, e abbiamo fatto nascere in ogni città, in ogni paese un fermento nuovo con i laboratori urbani, con la riqualificazione di una parte importante del patrimonio culturale della nostra regione. Credo che in ogni settore la Puglia, l'unica regione che non è stata macchiata dalle indagini su rimborsopoli, la Puglia che ha tutte le società partecipate della regione in attivo, una Puglia che ha fatto uno sforzo grandioso di aiuto al sistema di impresa, mettendo in campo in questi anni 1 miliardo di euro che hanno sviluppato 5 miliardi di euro di investimenti privati. Insomma, abbiamo provato a fare la parte nostra. Credo che lasciamo una buona eredità. Sicuramente non abbiamo rubato, sicuramente abbiamo moralizzato in tutti i settori della vita pubblica, sicuramente abbiamo obbedito alla nostra coscienza e al nostro dovere fondamentale, servire la nostra terra. Nel giorno in cui si compie il decennio, in ogni settore ci sono stati errori, perché soltanto chi non fa non sbaglia. Noi abbiamo fatto molto in tutti i settori e credo che la cosa più importante, quando ci siamo trovati di fronte a una criticità, un errore o a un inciampo, è che non abbiamo fatto finta di niente, ci siamo soffermati e abbiamo fatto anche lì un cambiamento importante. Se all'inizio sembrava che la sanità fosse lottizzata, noi siamo la regione che ha insegnato all'Italia a organizzare un modello di selezione del management con una formazione specifica e con il mettere fuori il più possibile dalla porta la cattiva politica. Cioè, non c'è battaglia che non abbiamo fatto, poi non tutte le battaglie si vincono, ma noi le abbiamo fatte tutte. Abbiamo guardato in faccia i bambini e i loro diritti, abbiamo guardato in faccia l'ambiente naturale e le sue prerogative, abbiamo guardato in faccia i disabili in una regione che faceva finta di non averne, abbiamo guardato in faccia il mondo del lavoro e ci siamo attestati a difesa dei diritti e della dignità di chi lavora. Abbiamo guardato le imprese, abbiamo cercato di capire quali fossero le loro eccellenze e le loro sofferenze, le abbiamo sostenute. Abbiamo fatto il nostro dovere, io credo. Negli Stati Uniti e in Canada, in America Latina, in Germania, in Inghilterra, in Belgio, in Spagna, parlare di Puglia significava dire un luogo che non evocava nessuna curiosità, un luogo che non c'era. Oggi in qualunque parte del mondo il luogo c'è, oggi in tutte le guide internazionali la Puglia viene considerata una meta desiderabile, una meta di eccellenza. Vuol dire che abbiamo inventato la Puglia e questa è una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso.